Rufa è un'accademia di belle arti e i suoi corsi sono articolati nel cosiddetto 3 più 2, un diploma accademico di primo livello che consente di scoprire e approfondire le discipline in diversi ambiti di corsi di studio, dall'arte al design, alle nuove tecnologie, fino ad arrivare alla fotografia, audiovisivo e cinema. Nei percorsi di secondo livello ci si specializza in ambiti più legati alle offerte formative e professionalizzanti connesse alle nuove frontiere del digitale, senza tralasciare Roma. La creatività, un elemento motore dell'economia Made in Italy, viene insegnata nelle Accademie di Belle Arti e questo consente agli studenti di inserirsi a pieno titolo con l'energia di chi guarda al futuro in questo percorso di formazione e immediatamente di professione. Quello che chiaramente mi ha dato Rufa sono stati dei contatti importanti nel mondo del lavoro e della professione che mi hanno permesso di creare tra l'altro attualmente uno studio quale si chiama Quadro Quantico, che si occupa di installazioni multimediali, interattive, videomapping e scenografie virtuali. Con l'Accademia io ho trovato il mio senso di vita in realtà, approfondendo in tutti i reparti, tutto il settore di quello che poi compone la troupe cinematografica, ho capito un po' qual era il mio percorso, cosa volevo realmente fare, volevo fare l'operatore di macchina, volevo fare le riprese. Il percorso di Rufa è stato un percorso molto bello perché mi ha aiutato anche col mio problema della dislessia a utilizzare la mia dislessia come punto di forza e non come punto di debolezza, per poi ampliarmi, utilizzare anche gli stessi problemi della dislessia per cercare di andarla a comunicare. C'è un rapporto particolare a Rufa, c'è più un livello di rispetto che fa sentire che siamo tutti artisti, tutti insieme. Devo dire è molto bene con i docenti, mi portano in giro al museo, ai laboratori degli altri artisti, mi ha aiutato tantissimo. Con gli studenti si è creato un grande rapporto, anche perché fare squadra è una cosa che mi ha aiutato tanto sia a crescere personalmente che a sperimentare, no? E trovare un po' una propria strada. I professori poi sono stati la chiusura di un cerchio, perché si creava un gruppo che poi diventava più che una lezione, sembrava quasi un laboratorio. Ma chi se vuole scrivere di Rufa veramente? Invito le persone che stanno cercando una ricerca di arte 360 gradi, una casa, una base in cui puoi esplorare qualsiasi materiale, è veramente una comunità. Produttività sia con i professori che come ambiente. Accogliere qualsiasi feedback che viene dato dai docenti, non soltanto diciamo su quello che viene fatto in accademia ma anche al di fuori dell'accademia, perché poi in realtà è quello che poi ci si ritrova nel mondo del lavoro il più importante. La didattica è improntata sul progetto. Immaginare, programmare e progettare sono un filo comune di un percorso che porta alla realizzazione delle cose. Scegliere Rufa significa investire sul proprio futuro professionale, umano e culturale.